po' di soul originale, potrebbe essere un pezzo nuovo di Amy Winehouse, sì, esatto, di una delle sue parenti. In realtà si chiama Rodriguez, questo in foto assomiglia un po' a Rocky Roberts, cioè, secondo lì, quello con chiaro scuro, l'abito molto elegante. Bravo, pensa che è un disco che per 20-30 anni è rimasto nel cassetto, non nel cassetto, però i discografici lo hanno un po' snobbato, perché lui era uno molto timido, pensa che nello showcase di presentazione aveva talmente paura che cantò con la schiena al pubblico, in pratica, e allora non riuscivano a gestirlo questo personaggio, certo. Quindi lui fece questo disco, poi scomparve, tant'è che iniziò la leggenda, è morto di overdose, è finito chissà dove, mentre in Australia, in Sudafrica... Era morto di paura, praticamente. No, sì, morto di paura, nascosto, ha detto no, non voglio, un altro di quelli, no, non voglio essere famoso. In Australia vendette centinaia di migliaia di dischi, tant'è che 20 anni dopo, negli anni 80, lo chiamarono per un tour e i giovani Midnight Oil fecero da spalla a lui, che era famosissimo. E adesso è stato ristampato questo disco bellissimo. Lui era Rodriguez, la canzone era Sugar Man, il DJ era Aldo Rock, che domenica mattina vedrete alla DJ 10 insieme a tutti quanti noi. Parti da Camelot domenica mattina o sei già a Milano? No, parto da Camelot. Parti. Arriverò molto presto, sotto casa tua. Mi metterò lì a dormire sotto casa tua. Mi vedrai sugli aghi di pino, mangiare degli insetti e succhiare il fango per nutrirmi, perché tu non mi dai neanche una ciotola di riso. Senti, fino alle previsioni ci arriviamo ormai tutti quanti, perché i siti ci permettono di sapere che tempo farà, e il tempo dovrebbe essere buono, un po' fresco, ma non siamo piove. Siamo in luna crescente. Ecco, io volevo sapere luna questo, crescente. Com'è la luna? La luna è buona. Ci aiuta? Ci aiuta, anche se lontana, come dice Ivano Fossati, ma ci aiuta. Ci vediamo domenica, grazie a tutti, ciao Alex.